qualche curiosità, qualche domanda da fare alla nostra scrittrice, se no la domanda faccio io, poi magari ci pensate. Insomma, vorrei che tu ci spiegassi, ci raccontassi come nasce questa commistione, no, tra la mitologia greca e la tua fantasia. Ecco, è una tua passione, immagino, cioè È esiste, una insomma. mia passione che però derivava già da quando studiavo a scuola, quindi studiando la mitologia greca, ho pensato di abbinare i miti greci con i personaggi fantastici normali, diciamo standard. E quindi ho inserito la mitologia greca, la storia mitologica di Afrodite, il vaso di Pandora, perché poi ci saranno altre situazioni, Polifemo. Ci saranno molte altre situazioni che dovrà affrontare Artis, però sarà affrontata anche dalla sua discendenza, Creon, che sarà il figlio. Figlio. E quindi poi il Diciamo che finale per anche. metà più o meno si dividono un po' con la scena tutte e due. Sì, Metà libro romanzo dedicato al primo protagonista, a Artis questi e sono due l'altro a protagonisti. Creon. Poi incontreranno tante creature misteriose, fantastiche. E alla fine è inaspettato, il finale è inaspettato perché nessuno se l'aspetta come finisce. E non lo E non dice. lo dico. Esatto. A meno che avete già comprato il libro, non lo diciamo. No, per non togliervi il Completamente piacere, insomma. inaspettato. No, no, solo questo. Allora, ma adesso è arrivato il momento che vorrei tu dedicassi a me. Perché Sì. se non avete, io continuo a dire che la tua cifra è la poesia. Per Sì. quanto il romanzo sia coinvolgente, insomma, Daria ce l'ha dimostrato che comunque via, però La poesia. la cifra tua è la poesia perché il respiro è corto, quindi è vorrei che tu ci dessi un attimo un assaggio di questo. Sì. Facciamo finta che improvvisate, sei d'accordo? Sì. Facciamo.